Questa mattina il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore Filippo Alessi e l'architetto Alessandro Malvizzo hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per la ristrutturazione del ponte della Passerella. L'intervento, iniziato nei giorni scorsi, prevede la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la complessiva riqualificazione della struttura. I lavori sono piuttosto complessi, poiché il cantiere è allestito sul letto del fiume e per evitare danni all'alveo tutte le lavorazioni vengono raccolte in tempo reale. L'investimento è di 200.000 euro. L'intervento termina a primavera. Sono lavori che sembrano quasi, diciamo, essere capitati dopo quella tragedia dolorosissima del Ponte Morandi. In realtà l'avevamo già messo in conto prima, perché quella passerella ha ormai 85 anni, necessita di essere messa a posto, quindi è tutta la zona anche delle rampe, quindi per rendere più accessibile anche quello spazio. Lì sappiamo vicino c'è anche i giardini da un lato, dall'altro lato l'asilo. Insomma, vogliamo fare un bel lavoro per far sì che oltre alla sicurezza ci sia anche un aspetto, un approccio di luminosità, proprio di bellezza del ponte, che lo possa rendere più fruibile, più illuminato. L'amministrazione comunale ha anche contattato RFI per segnalare lo stato di degrado del ponte ferroviario che corre vicino alla passerella. Non è detto che presenti problemi di stabilità, ma l'aspetto esterno è piuttosto fatiscente. Dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova è meglio avere qualche scrupolo in più. Soprattutto nella parte di ferro, delle situazioni di ruggine, di sporco, che oggettivamente, oltre al fatto del valutare se ci sono appunto problemi anche di altro genere, rendono poco gradevole, disordinato, ecco, quel ponte. Lo segnaleremo immediatamente a Ferrovie dello Stato, perché quel passaggio lì è di loro competenza. Speriamo avere delle risposte in tempi brevi.